cavolo, che mal di testa ancora. Ah, Elentir, sei qui. Sì, sì. Scusa se te lo chiedo, ma cosa facevi prima? Prima di cosa? Prima di tutto questo, insomma. Ah, prima che il mondo andasse a puttane. Beh, prima facevo il muratore. E la famiglia? Famiglia? Famiglia. Avevo una moglie e una figlia. Tu? Bah, figlio unico. Mio padre è scappato quando mia madre è rimasta incinta. Così mia madre aveva trovato un lavoro come addetta alle pulizie. Era una grossa impresa, e sai, avevamo in appalto, insomma, dei importanti edifici a New York. Sai la cosa buffa? Ricordo una mattina, stavo a casa, stavo male. E mia madre ricevette una telefonata da una sua collega per sostituirla il mattino. Per quella settimana di lavoro, se non sbaglio. In una zona business molto grande. Mia madre era eccitatissima, lo ricordo bene questo. Lavorare nel centro di New York, della grande mela, disse così. Era così contenta che quasi saltava dalla felicità. Mentre ancora stringeva il telefono in mano, con la sua amica dall'altro capo, che parlava a vuoto, parlavano, discutevano. Beh, era un lunedì 10 settembre del 2001. E il mattino seguente, mentre stava pulendo, porca puttana. Vuoi dire che... Sì, mia madre stava facendo le pulizie nella prima torre del World Trade Center, abbattuta, boom. Poi mi sono trasferito da mia zia ad Edison, nell'Illinois, e ho provveduto lei, diciamo così, nel suo piccolo, alla mia educazione, a portare avanti la mia misera vita. Che cosa è successo alla tua famiglia, Elentir? Eravamo a casa, saranno state le 8 di sera, più o meno. Sentimmo un grido dalla casa a fianco, la signora Pfeffenberg. Una scontrosa matrona circondata da gatti randagi che ogni inverno costantemente venivano a sedersi sul cofano della mia auto, strisciandomelo. Mia moglie uscì a vedere che fosse successo. Tenevo per mano mia figlia. A un tratto mi scivolò e corse verso sua madre. Pochi secondi e della casa della signora Pfeffenberg uscirono quei cosi. Non so da dove cazzo erano uscito. A un certo punto ce n'erano ovunque. Presero mia moglie e mia figlia. Io corsi verso di loro, ma a quel punto una schiera di mangiacarne si pararono davanti a me. Sentivo gridare mentre le mangiavano. Per quanto possa essere... Mi dispiace, insomma, mi dispiace. Ragazzo, sì. Dobbiamo andarci da qui. Sono arrivato e dobbiamo trovare una città o qualcosa dove trovare delle risorse. Ma potremmo rimanere qui, non siamo al sicuro. No, in movimento. In movimento sempre, se stiamo fermi siamo morti. Ok, credo... Hai ragione, sì. Ok, andiamo. Andiamoci. Andiamo pure. Questo spike. Ok. Andiamo ragazzo. Non deve essere tanto lontano la prima città. Ok, io ti seguo. Valentino. Eccola, si vede una prima costruzione. Potrebbe essere... Tombola, città. Ragazzo mio, tombola! Vediamo subito se c'è qualcosa di utile. Grandissimo! Ottimo. Abbiamo, dai, un negozio di medicinali. Ok.
facciamo in fretta perché utile. Nelle città io ho avuto sempre brutti incontri, insomma, è sempre pieno. Ascoltami ragazzo, vieni qui. Il mio fucile, dovrei coprirmi, ok? Io no, ok, ci provo. Ci proverò. Okay. Non me lo rovinare, hai capito? Ok. Wow, che figata. Vieni dentro ragazzo. Ok, ci sono. Quanta bella roba. Ok, ok, perlustriamo un po' di cose. Bene. Medicinali, medicinali. Ok, c'è un sacco di roba qui. Erano di rotti. Ok, medicinali, medikit. Perfetto, perfetto. Veloce, veloce come il vento. Ok. Cazzo. Stampelle. Ok. Ok. Hai trovato qualcosa di utile, ragazzo? Sì, sì, ho trovato un bel po' di cose, le sto prendendo tutte. Ma sento. Oh, cazzo! Sento molti zoom. Sono entrati! Sono entrati! Porca puttana. Ragazzo, vieni qui. Combattiamo, combattiamo e li ammazziamo tutti. No, scappa. Ma scappa, sei sicuro? Io combattiamo insieme. Scappo, ti sparo. Vattene. Porca puttana. Avanti, maledetti, venite. Porca venite, puttana. Maledetti, dai. Puttana, via, 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 veloci. Venite, figli di puttana, sono qui, sono qui, dai, venite. Oh, è un fottuto pazzo. Avanti! Mi hai salvato la vita, Elenter. Grazie, amico mio. Maledetti! Siate maledetti! Dicono che quando una persona è vicina alla morte veda passare tutta la sua vita davanti agli occhi. Non lo so. Nella mia vita non ho fatto nulla di buono. Avevo una moglie, una figlia. E questi zombie maledetti me li hanno portate via. Poi ho conosciuto quel ragazzo. Un ragazzo in gamba, sinceramente. Un ragazzo che aveva voglia di vivere. E così mi son detto, aiutiamolo, cerchiamo di insegnargli di fare tutto ciò che è nel nostro potere perché possa sopravvivere. Beh, credo di esserci riuscito. E forse questa fine, se poi fine è, forse è solo l'inizio di un altro viaggio. Di sicuro non mi avranno vivo. Questo ve lo posso garantire. Grazie di avermi fatto compagnia, ragazzi. Grazie veramente. È stato un onore.